la qualità degli interventi, sia dei relatori, ma anche, devo dire, degli interventi che ho sentito da parte dei partecipanti. Sono stati dati molti suggerimenti, forse manca, ecco, è mancata un po' una definizione, siamo rimasti nel vago nella definizione di bene comune, però siamo andati molto in dettaglio nella definizione di pratiche, di buone pratiche, nella condivisione di idee su che cosa si può fare per esempio per pesare meno sul pianeta, per condividere con le persone questa nostra esistenza. Il taglio, devo dire, non è stato male, anche se un piccolo appunto, poi secondo me manca un po' la dimensione del conflitto in questo è un aspetto che in una prossima edizione probabilmente bisognerebbe analizzare, perché tutto quello che abbiamo detto è senz'altro vero, è tutto bello, però è tutto realizzabile in tempi lunghi. La dimensione dell'urgenza dell'intervento è una cosa che va approfondita. Urgenza dell'intervento perché proprio siamo sotto attacco, possiamo dire. Insomma, il bene comune è, i beni comuni sono sotto attacco, quindi una delle cose che vanno sicuramente fatte è quella di contrastare questo avanzare della barbarie. Per farlo, appunto, ecco, quindi la prossima edizione, o forse potrebbe anche essere che questo non è compito questo non è il posto giusto, forse siamo noi movimenti e comitati che dobbiamo invece discutere tra noi e realizzare questa dimensione. Questo potrebbe essere un interrogativo da porsi. Ah, bella, interessante è che un comune organizzi su tematiche che sì, sono delitti in fondo, no? Organizzi due giorni che coinvolge un territorio ampio con interventi stimolanti e coinvolto, interessato a dare anche un risvolto pratico, concreto a questo tipo di incontro. La difficoltà invece che ho percepito, non soltanto mia ma anche di altri, è forse una ambiguità relativamente agli obiettivi e ai destinatari, perché in realtà qui parlavamo linguaggi molto diversi, venendo da esperienze diverse, e a me è sembrato che l'interlocutore più naturale potessero essere da una parte le associazioni, i comitati che si occupano di queste questioni specifiche e dall'altro le amministrazioni. Io per esempio appartengo al mondo della scuola, mi sono trovata piuttosto spiazzata, così come ho sentito altri che venivano da altre realtà che hanno fatto fatica a inserirsi in linguaggi, in esperienze in cui si sono sentiti un pochino marginali, quindi forse settorializzare un pochino, individuare meglio obiettivi. Poi l'altra cosa, secondo me poco accettabile, è la gestione maschile, esclusivamente maschile dei saperi e puramente esecutiva per quanto riguarda invece il ruolo delle donne. Credo che non possiamo più permettercelo. È sicuramente un'esperienza positiva e molti spunti di riflessione anche alla luce del nostro programma elettorale, dove abbiamo un po' impostato sia la nostra campagna elettorale dell'anno scorso ma anche il nostro mandato sulla partecipazione. L'importante è proprio questo, una democrazia partecipata, e quindi che il cittadino si senta parte di una comunità e che le decisioni non siano sostanzialmente calate dall'alto. Così? No, fai finta di fare... Fammi una domanda così. Un tuo bilancio sui primi due giorni, sia per i relatori sia per gli argomenti trattati, e se è stato centrato il bersaglio, quindi scuola dei beni comuni, se questi beni comuni sono venuti fuori, sono venuti a galla. Ma io penso che siano usciti e che sia un'esperienza importante e sicuramente da ripetere, almeno, anzi, continuare i workshop che abbiamo fatto fino
ad oggi, ma puoi anche trovare questi appuntamenti una volta all'anno almeno, no? Io sono qui principalmente come semplice cittadino. Sono anche amministratore da circa un anno, sono assessore alla qualità del territorio. È un nome che abbiamo scelto proprio per significare l'attenzione che vogliamo porre proprio al territorio. Si è parlato di partecipazione, che è una cosa assolutamente fondamentale proprio sui temi legati all'ambiente e alla gestione sostenibile del territorio. Partecipazione che molto spesso vedo poi concretamente anche confrontandomi anche con altri sindaci del territorio, che, come dire, non tutti sono così virtuosi. Anzi, si intende la partecipazione solo come ti chiamo per dirti che cosa ho fatto, ma mai per decidere insieme. Noi da circa un anno stiamo invece tentando questo approccio, insomma, per cui partiremo col bilancio partecipativo, ma anche con tutta una serie di assemblee sul territorio, proprio anche per decidere le piccole grandi opere che possiamo fare. Ieri si diceva che qui ci sono pochi amministratori e che questo è un problema. Io condivido, però penso anche se non è una cosa condivisa da tutti, che uno dei problemi è che poche persone che sono qui poi siano anche in amministrazione. E quindi se più appunto cittadini poi entrassero nelle amministrazioni, potrebbero, ecco, sì, incidere di più sulle politiche di gestione del territorio. Perfetto. Grazie. Basta. Grazie mille.